tutti da Xi'an, siamo qui per 24 ore intensissime, andiamo a vedere cosa bisogna fare in un solo giorno qui a Xi'an. Iniziamo con un must, l'armata di terracotta dove sono ora, e andiamo a vedere l'armata, dopodiché andiamo a vedere un po' le mura della città, un altro classico, e il quartiere musulmano, e vediamo dove finiamo stasera. Quindi venite con me, andiamo a vedere una delle città più antiche della Cina e una delle attrazioni turistiche più famose del mondo. Andiamo! Il sito archeologico dell'armata di terracotta è diviso in quattro padiglioni. Io mi dirigo direttamente al padiglione numero 1, dove tra le tante cose si può vedere la quadriglia modello biga romana meglio conservata. Per il resto ci sono tante altre informazioni generali che eviteremo considerando il tempo limitato. Davanti al padiglione numero 2 c'è un negozio di souvenir da evitare assolutamente, mentre il padiglione di per sé è molto interessante. Si possono vedere scavi tuttora in corso dove si possono vedere cavalli e soldati che vengono disotterrati, come anche i soldati e i cavalli meglio conservati. Il padiglione numero 3 è il top, con tutti i soldati rivolti ad est divisi per fanteria, cavalleria e generali. Il dettaglio delle sculture è incredibile, insieme alla vastità del sito con centinaia di soldati pronti alla guerra. Si possono anche vedere i soldati recentemente ricostruiti, in quanto la maggior parte dei cavalli e soldati è riportato alla luce in pezzi. Questo spiega come mai la maggior parte del sito archeologico è ancora sottoterra, nonostante la scoperta è stata fatta oltre 45 anni fa. Sembra quasi di stare in uno stadio, quasi una sorta di colosseo, con centinaia di soldati che praticamente si preparano a combattere. La notizia di servizio: per via del virus il biglietto non lo potete comprare qua, dovete comprarlo online, quindi andate sul cellulare, cercate di comprarlo. Non so come si fa, per me l'hanno comprato altri, è complicato, però provateci, perché se venite qua senza biglietto non potete entrare. Siamo ora di ritorno in città dopo l'armata e andiamo a vedere le mura e la torre della campana. Sto in un Didi, un Uber cinese, praticamente la sua macchina è la testa, l'imitazione della testa. La Torre della Campana è una rotonda gigante al centro delle mura cittadine. Bello, ma non abbiamo tempo per salire, quindi andiamo avanti. Le mura cittadine di Xi'an sono le più lunghe al mondo. Per 7 euro si può salire e per 5 euro si può noleggiare una bici per 2 ore. Tempo sufficiente per fare il giro completo. Io, non avendo il tempo sufficiente, invece, mi sono fatto un giro sotto le mura correndo. Il modo migliore per vedere il muro forse è correre tutto intorno. Questo è il North Gate, il cancello nord, e c'è un sacco di gente. E niente, sto correndo tutto il perimetro, sono più o meno 14 km e continuiamo, sembra carino. Dopo aver camminato e corso in giro per tutta la giornata, è ora di cena. Destinazione obbligatoria Hu Min Road, ovvero il quartiere musulmano. Iniziamo. Facciamo la nostra mangiata notturna con il riso, con i sticky rice, con un po' di verdure e datteri dentro. Andiamola a provare. Secondo acquisto della giornata, un voltino di cacchi e non so che cosa, proviamolo. With you, I wanna stay with you.
Prendiamo il niampin locale, la pasta fredda. Il quarto acquisto della giornata è il Roja Mofrito per 5 pasti. Troviamo anche il tortino giallo che l'ho visto dappertutto. Si poteva evitare. Just take my hand and fly. Lascio Woman Road per imbattermi in una via limitrofa dove è il paradiso dell'antiquariato. Tra dragoni e segni zodiacali cinesi ci si può perdere qui. Dopodiché mi imbatto in un rivenditore illegale di sigarette da contrabbando. Consiglio quelle con la foto di Mao giovane e figo. Xi'an è la più antica delle quattro antiche capitali cinesi. È stata capitale per ben 13 dinastie ed è spesso riconosciuta come il luogo da cui ha avuto inizio la civiltà cinese. Xi'an, all'estremo della Via della Seta, ha giocato un ruolo importante nella storia della Cina ed è un orgoglio caratteristico tipico delle grandi città con una grande eredità. Per certi versi mi ricorda Chengdu o Pechino, grandi città piene di storia, in contrasto con città come Chongqing o Shenzhen, figlie della crescita economica, che mancano pertanto di una storia propria. Lascio quindi Xi'an dopo una giornata intensa, destinazione Yinchuan, nella provincia del Ningxia, ma questo nel prossimo video.